assassini, dateci il registro, dateci il registro, assassini, dateci il registro. Non voglio entrare in polemica, adesso non è più il momento delle polemiche, ma è il momento di agire. Siamo tutti sulla stessa linea perché tutti, a cominciare dalla politica, denunciano che ci sono stati troppi ritardi. Il governo ha fatto conflitto di competenza alla Corte Costituzionale perché la legge che prevede, l'abbiamo scritta noi Medici per l'Ambiente, poi la Regione, il Consiglio regionale ha fatto proprio, ma in realtà gli articoli che abbiamo scritto noi prevede un impegno di spesa di 1.500.000 euro. Noi abbiamo messo questa cifra, proponemmo nella legge che poi il Consiglio ha approvato, perché quello che c'è in bilancio da anni nella Regione Campania, sia nel bilancio preventivo che consuntivo, per l'epidemiologia dei tumori in Campania, cioè 1.500.000, quindi noi abbiamo ripreso questa cosa. Io so solo che all'altro ieri al decreto che ha preso il Consiglio dei Ministri, la legge non aveva la copertura finanziaria. Ripeto, siccome l'abbiamo scritta noi, quando abbiamo scritto che in un articolo di questa legge il costo è 1.500.000, è perché da anni i bilanci della Regione Campania in preventivo e in consuntivo ascrivono 1.500.000. Il registro tumori nella legge fatta e approvata anche da tutti all'unanimità, nonostante, lo dico io e posso permettere di dirlo io, che la politica mi ha escluso, noi siamo stati buttati fuori come Medici dell'Ambiente che chiedevamo solo di fare il legittimo controllo gratuito come uditori, noi siamo stati buttati fuori. Il governo centrale fa le leggi quadro e gli indirizzi, ma la gestione, scusate, della sanità è a livello regionale, di competenza regionale, quindi questo sta a significare che i registri tumori, che sono parte della prevenzione primaria, anzi sono la vera prevenzione primaria, devono essere deliberati, gestiti, finanziati a livello regionale. In Campania ogni giorno si continua a sversare, al Pascale ogni giorno si continuano a ricoverare persone che non sono normali, nel senso che noi stiamo ricoverando troppi giovani, vogliamo capire fino a che punto abbiamo un problema e comunque azzerare qualunque possibilità che si dica che l'eccesso di cancro e di diabete che si registra nella nostra disgraziata regione si registra perché c'è un eccesso di persone che per stile di vita individuale mangia troppo e fuma troppo. Noi siamo la regione che ha registrato e registra più di 20 milioni di tonnellate di rifiuti tossici sversati e bruciati, continuano ogni giorno perché il governo centrale che blocca il registro tumori continua a non tracciare i rifiuti industriali tossici che girano per l'Italia. Sappiamo che i tumori possono avere varie cause, dagli stili di vita, dalle abitudini alimentari, dall'aspetto anche igienico-sanitario del territorio, eccetera. Però fra le altre cause c'è anche l'aspetto del territorio, se è un territorio inquinato o meno. Suo figlio ha un'aspettativa di vita nella regione Campania, ma prevalentemente nelle province di Napoli e Caserta, di 2 anni meno del figlio di una persona, di un cittadino che è nato a Milano, a Bologna o a Genova. Le cifre che già si calcolano sono 900 milioni, a parte i siti privati dove si dovranno fare gli interventi in danno. Queste insomma le questioni più esplosive secondo me, ma per fare un lavoro serio insomma non ce la faremmo con due finanziari, perciò noi dobbiamo finanziare nazionale per fare un lavoro proprio serio, serio, serio e radicale.